Niente Green Pass dal 1° di aprile per chi è seduto al tavolo di bar e ristoranti all'aperto. Lei che cosa ne pensa? D'accordo? Sono d'accordo, ci siamo sempre tenuti alle regole perché è questo che volevano, però mi sento di dire che era ora perché comunque seduto all'aperto, seduto in un parco, non cambia praticamente niente, quindi senza mascherina si lavora meglio, insomma, per tutti, e poi soprattutto all'esterno, dentro ok, non c'è problema, ma fuori, insomma. Ci sarà una maggiore affluenza di clienti? Ma sicuramente sì, anche se comunque chi non aveva Green Pass prendeva la sua consumazione da sport e consumava passeggiando. Penso che le misure adottate fondamentalmente non sono servite a niente, sono servite solo ad affossare l'economia e non hanno limitato i contagi, perché comunque abbiamo avuto gli stessi numeri che ci sono stati nei mesi precedenti anche in queste settimane. E quindi il Green Pass non ha avuto l'effetto sperato, è servito solo ad affossare i ristoratori, gli albergatori, tutta l'economia che ci gira intorno, perché poi c'è anche tutto l'indotto dei ristoratori, tutti i fornitori e quant'altro. E quindi io sono d'accordo per la rimozione del Green Pass, nella speranza che non ritorni mai più. Finalmente un po' di libertà, la fine di un incubo. Ho sempre portato mascherina e Green Pass molto volentieri, quindi il fatto di toglierlo va bene, se si può togliere. Pensa che sia ora di toglierlo quindi questo Green Pass? Sì, fuori sicuramente sì, per tornare un po' alla normalità. Secondo lei le misure adottate sono state troppo restrittive finora? Assolutamente, sono state misure giuste secondo me e comunque dovremmo continuare ad avere molta attenzione a tutto, anche se adesso ci sarà molto più libertà, diciamo, però io direi che almeno anche al chiuso la mascherina può andar bene. Mi si era proprio stancato di questa cosa. In maniera esagerata, una cosa inutile, potevano evitarsi, secondo me. Io sono d'accordissimo, secondo me è una cosa inutile, anzi non ci doveva proprio essere, quindi sono molto d'accordo, decisamente. È stanco di portare questa mascherina o comunque sia? Decisamente stanco, sì. Anche perché tanto ci si infetta lo stesso, no? Quindi tanto vale toglierle. Lei ha fatto tutte e tre le dosi di vaccino? No. No, purtroppo ne ho fatti due e è stata più che altro una costrizione per poter lavorare, quindi sì, è stato così, ecco. Quindi non vede l'ora di godersi l'estate senza che le richiedano la certificazione verde? Decisamente, decisamente. Tanto no, cioè, in teoria siamo un paese libero, ma di libertà ce n'è poca. Quindi penso che sia un'ottima cosa anche per riprendere una vita, insomma, normale, essere più sereni tutti quanti. Tra la bella stagione, tra le persone che possono risedersi liberamente, direi che è ottimo anche per le imprese della ristorazione, che comunque ne hanno risentito parecchio. Fare così vuol dire aver mandato un po' all'aria tutti questi mesi di restrizioni, comunque, cioè, se devo farti vedere il Green Pass fino a marzo, perché ad aprile no? O comunque perché prima sì, adesso no. Se adesso si può entrare senza esibire il Green Pass, magari significa che ci sono le condizioni per poterlo fare, però comunque è un po' un controsenso, ecco. Cosa pensi delle mascherine che non debbano più essere indossate all'aperto? Beh, questa è una cosa molto positiva, non vedevo l'ora, anche perché, cioè, se in inverno magari si tengono anche un po' caldo, però d'estate, ecco, poi con la stagione sono un po' pesanti. Non si vede l'ora di ritornare alla libertà? Cioè, sentiamo anche noi che si sta allentando tutto e quindi siamo più contenti, finalmente liberi di vivere tranquillamente. Io sono felice perché io non sono vaccinata, quindi per tanti mesi non ho potuto andare in negozi, mangiare fuori, quindi per me è tanto. Invece per lei? Io sono vaccinata, però ho tante amiche che non sono vaccinate, quindi era brutto doverle magari lasciare fuori mentre noi entravamo al bar. Invece adesso possiamo entrare tutte insieme, è molto più bello così. Quindi mentre voi entravate loro dovevano aspettare fuori? Se no noi prendevamo le cose da sport e mangiavamo in giro, però mangiare dentro, specialmente adesso che è più freddo, è molto meglio, insomma.